Ciao a tutti, io sono Lorenzo Fantoni e vi do il benvenuto al consueto appuntamento con le news più interessanti della giornata. Prima di cominciare però ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e ai nostri canali social su Twitter, Facebook e G+. Andiamo a cominciare! Yusuf Mehdi di Microsoft ha affermato che Xbox One senza Kinect potrebbe avere un incremento di prestazioni che va tra l'8 e il 10% e che inoltre verrà rivista l'interfaccia per venire incontro a chi la utilizzerà senza i comandi vocali. Inoltre non è previsto nessun tipo di rimborso o comunque di bonus per chi l'avesse comprata fino ad oggi, a prezzo pieno e con il Kinect obbligatorio. Questa decisione, secondo Mehdi, è stata presa insieme agli sviluppatori che già sapevano da molto tempo di questa nuova possibilità di acquisto separato. A quanto pare però Harmonix, che è uno sviluppatore che proprio in questi giorni sta sviluppando un titolo per Kinect, non era assolutamente a conoscenza. E mentre scopriamo che George Martin, scrittore della saga di Game of Thrones, scrive su un vecchio computer con il DOS perché odia i moderni word processor con la correzione automatica e nessuno evidentemente gli ha detto che si può disabilitare, Forbes se ne esce fuori con un articolo in cui sostiene che il titolo che è in sviluppo in questi giorni, insomma in questo periodo, da Telltale, proprio relativo a Game of Thrones, non sarebbe ciò che effettivamente i giocatori vogliono dalla saga. Sempre secondo Forbes, in verità i giocatori vorrebbero qualcosa più simile a Skyrim o a The Witcher. Noi, diciamo così, non esprimiamo parere in merito, però possiamo dire che fino adesso Telltale non ci ha deluso, quindi siamo comunque molto curiosi di vedere cosa è in serbo riguardo a Game of Thrones. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha affermato che in questo periodo Rockstar è al lavoro su un nuovo gioco per la nuova generazione di console. Al momento ovviamente non si ha nessun tipo di dettaglio riguardo al tipo di progetto, c'è chi dice che sia un nuovo Red Dead Redemption, chi sia un vecchio Red Dead Redemption per PC, chi una nuova versione di GTA o magari di Vice City, ma al momento appunto non ci sono altre informazioni, se non che sono molto orgogliosi di ciò che stanno facendo, quindi occhi puntati sull'E3 dove speriamo ci sia un annuncio in merito. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi ricordo che sul sito trovate, oltre alle altre news, i nostri pareri riguardanti l'ultimo capitolo di Walking Dead, Battle Big Theater, Valiant Hearts e domani un altro parere su Mario Kart 8. E ricordatevi di iscrivervi ai social. Ciao gente!